La senatrice a vita Liliana Segre sarà presto rosetana. La giunta comunale di Roseto degli Abruzzi ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla superstite dell'Olocausto. L'annuncio arriva nel giorno della memoria, la ricorrenza di quando nel 1945 l'Armata Rossa liberò gli internati nel campo di concentramento di Auschwitz. La giunta ieri ha deliberato appunto l'intenzione di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Adesso il Consiglio Comunale nella prossima seduta formalmente delibererà, sicuramente mi auguro all'unanimità. E la risposta della Segre, nominata senatrice a vita dal capo dello Stato uscente Mattarella, non si è fatta attendere. Spero di poter partecipare alla cerimonia, ha detto l'onorevole. Abbiamo avuto una risposta dalla sua segreteria, la senatrice si è detta lieta di questa onorificenza che è la forma più alta che la nostra città può esprimere per dimostrare gratitudine, stima, riconoscenza nei confronti di quello che lei rappresenta e si è detta appunto compatibilmente col suo stato di salute e con altri impegni istituzionali disponibile anche a partecipare alla celebrazione che ci sarà magari per la consegna della Rosa d'Oro che è il simbolo della nostra città. Roseto ha deciso di celebrare il giorno della memoria proprio con le parole della senatrice. I libri della Segre, insieme ad altri, saranno donati a scuole e biblioteche. Il racconto delle leggi razziali, dello sterminio e della guerra pesa ancora come un macigno sulla coscienza di coloro che rimasero in silenzio. Proprio le parole della Segre, quest'oggi nella biblioteca comunale di Roseto, sono state rimarcate da una performance artistica. Mi ricordo che non potevamo più ascoltare la radio. Dovevamo chiedere il permesso per fare tutto. Due artisti che ringraziamo, che faranno un intermezzo musicale e poetico, una lettura di alcuni passi della Segre, quindi Corradi e Sasà ci rallegreranno con la loro opera e in più una bellissima iniziativa di acquisto di libri. Tutto il territorio andranno nelle cassette a Roseto e nelle frazioni, quindi saranno disponibili alla cittadinanza e in più verranno regalate alle scuole, quindi alle scuole medie e alle scuole superiori, quindi a rimpinguare un po' le loro biblioteche scolastiche e in più qui nella biblioteca comunale che dovrà tornare a essere il centro culturale di Roseto. Era difficile essere dei cittadini di serie B. In una zona grigia come la nostra, la solitudine si faceva tangibile, vedendo coloro che finora erano stati amici, allontanarsi dal mondo.